Ah! Mi hai preso! Oh! Oh, aggrappati alla tua forza vitale! Chiamerò aiuto per te, amico! No! Ah, è troppo tardi! Oh, ah, ah, sono spacciato! Addio, mondo crudele! Addio! Oh, per le lune di Xenoglurbo ho appena eliminato Bibi! Bibi? Tu sei un fantasma! Un fantasma? Sì! Sì! Sono un fantasma! Ah! Aiuto! Potrebbe essere l'inizio di qualcosa di veramente bellissimo. Come va, signore e signori? Io non sento niente. Non sento niente. Finalmente! Che sollievo! Anche io preferisco molto di più inalare quest'aria col naso. Mi rifiuto di essere eliminato da un cattivo odore. Noi dobbiamo vivere! Per forza! Sì! Yeah! Pugno della nascita! Calcio della vita! Caduta dello spirito! Ah! Pensavo che non ce l'avreste fatta! Titans! Ah! So esattamente cosa è successo a Bibi! Sai dov'è? Seguitemi! Ha recuperato l'istinto e può trasformarsi di nuovo in un animale! Oh, questa è una grande notizia! Ma poi è diventato troppo sicuro di sé, zampettando per la foresta sotto forma di cervo. Ha avuto un fatale incontro con il maestoso Re Cervo. Non trovando una mediazione, Bibi ha sfidato il Re Cervo per diventare imperatore della foresta. Sì, è tutto talmente chiaro ora! Non riesco a capire. Quindi Bibi dove si trova? Questo è il nostro Bibi! No! No, quello non è lui. Povero, povero vecchio Bibi! Non potevi diventare imperatore della foresta, come hai fatto a non capirlo? Perché? Perché sfidare il Re Cervo per avere il suo trono? Perché? Ah, era solo un ragazzo! Perché? No! Wow! Beh, io sono pronta per tornare alla torre. Possiamo tornarcene a casa adesso? No! Perché ora tocca a me raccontare una storia del terrore. Ero uscito una sera per farmi un giro in macchina. Mangiavo noccioline. Avevo messo un po' di buona musica. Quando ecco all'improvviso alla radio un comunicato. Interrompiamo il programma. Un pazzo è evaso dal manicomio criminale. È pericoloso e ha un uncino al posto della mano. Si raccomanda di restare in casa e chiudere porte e finestre. Ero lì che mangiavo noccioline e sento questa notizia. Così dico no! E faccio inversione per tornare a casa. Non sono tipo da girare di notte con un pazzo uncinato che se ne sta nascosto tra i cespugli. Non ci piove. Più tardi eccomi di nuovo a casa, con le porte sprangate a mangiare noccioline, con della buona musica in sottofondo e a un tratto drin! Sollevo il ricevitore. Pronto? Ma non c'è nessuno in linea. Così ascolto più attentamente e sento... Riaggancio pensando che avrei fatto meglio ad ignorare quello scherzo. Poi dico no! Chiamo la polizia. Li faccio venire alla torre a indagare. E meno male che lo faccio. Perché una spaventosa creatura telefonava più dall'interno della casa. Fu arrestato, ovvio. Io dovetti andare a identificarlo, poi a testimoniare in tribunale. Fu un processo molto lungo, ma il sistema funziona e il tipo finì in prigione per un bel po' di tempo. La morale è che non si è mai troppo cauti. Ci sono un mucchio di pazzi là fuori. E come? State attenti, ragazzi. I vulcani sono pericolosissimi. Dobbiamo trovare Bibi prima che arrivi in cima. Guardate, laggiù! È chiaramente Bibi sotto forma di puma. Ehi, aspetta, amico! Non credo che sia... Aiuto! Basta! 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 Mi ero sbagliato! Decisamente non era Bibi! Stai bene? Sì, qualche piccolo graffio e... Oh, il mio braccio! Oh no, Cyborg, sei
Che ironia! Non possiamo fermarci! Dobbiamo proseguire per salvare Bibi! Anche se il percorso è pericoloso, in quanto esperto acrobata, non ho niente di cui preoccuparmi! Lo prendo io! Lo prendo io! Mancato! Robin! Ragazzi, guardate! Posso volare! Finalmente ho un superpotere! Woohoo! Sì! Ah! Attenti! Ci sono altri pericoli su questo vulcano! Frane! Colate di lava! Raggi laser! Raggi cosa? Ma da dove è arrivato? Sul mio pianeta non è raro essere colpiti da un raggio laser vagante proveniente dallo spazio. Proseguiamo! Bibi ha bisogno di noi! Forse stiamo pagando un prezzo troppo alto per salvarlo! Nessun prezzo è troppo alto se si tratta di fare la cosa giusta! Per te è facile parlare, tu sei ancora viva! Perché sembra che sia la cima a venire da noi? Frana! Oh, giusto! Siamo fantasmi! Stella! Come puoi vedere, Robin, le frane non mi preoccupano! Cripple Nibbit! Ora che siamo tutti fantasmi, possiamo volare attraverso il vulcano! Oh no! L'incantesimo è svanito! Uno... due... Fermo! Sei davvero un fantasma! Ci siete cascati! Non avrei mai saltato! Ho sempre saputo che mi stavate facendo uno scherzo! Siamo appena morti tutti per salvarti! Ah, sono così arrabbiata che potrei darti una spinta! Ma non puoi, perché sei un fantasma! Ride bene chi ride ultimo! Oh! Allora, e adesso? Dai, questa era terrificante. Possiamo andare ora? Non prima che tu ci abbia raccontato una storia del terrore, Corvina. Volete una storia del terrore? Bene. Tanto tempo fa, una creatura dell'oscurità strisciò su nel mondo. La luce le feriva gli occhi, così li chiuse tutti, tranne due. Per ripararsi dalla luce, si avvolse nel manto dell'oscurità. La signora dal mantello si fece degli amici, un uomo di latta, una principessa, una iena ed un piccolo, piccolissimo elfo. Insieme compirono nobili imprese e per un po' la signora dal mantello visse con loro. Ma col tempo cominciò a stancarsi. Buia! Gridava l'uomo di latta. Addestramento, fare attenzione, assemblea generale! Strillava il piccolo elfo. E la iena rideva e rideva e la principessa, beh, lei era a posto, ma ogni giorno diventavano più rumorosi, sempre di più, sempre di più! Finché una notte le svuotò! Gettò via il mantello. Gli altri videro che mostro si nascondeva tra loro. Le sue dita divennero artigli, i suoi denti rasoi. Aprì tutti gli altri occhi nascosti, poi, veloce come un serpente, li mangiò tutti, uno dopo l'altro. E cosa... cosa è successo poi al mostro? Niente. Perché io sono il mostro! Allora, tutti a casa? Grandioso! Adoro le storie del terrore. Deliziosa, adoro il sapore del bisonte. Titans, ho una cattiva notizia e una cattiva notizia. Prima la cattiva. Bibi è stato morso da un serpente a sonagli. Davvero? No! Non mi sento più la mano, si è gonfiata tantissimo! Ora la cattiva notizia. Bibi ha la dissenteria. E che cos'è? Non sopravvivi per la popò. Mentre Bibi fa la popò, qualcuno vuole guardarsi attorno? S o N? Non dobbiamo aiutare Bibi. Oh, mi dispiace, non è una delle opzioni della lista. Bibi non ce l'ha fatta. Non ci hai detto che poteva finire così? Beh, è quello che succede nella pista dell'Oregon. È super noiosa, si caccia poco e poi non tutti riescono a sopravvivere. Cosa stiamo imparando? Che non siete immortali. Non riesco a credere che il mio amico Bibi non ce l'abbia fatta! Tranquilli, ce l'ho fatta! Oh, sei un fantasma! Oh,
Tutto bene? Cyborg, sto alla grande, guarda! Accidenti, vorrei essere un fantasma! Basta che ti fai venire la dissenteria, corvina! I miei amici non sono felici di te, ad ogni modo! Non è così che volevo trascorrere gli ultimi anni di vita! Tranquillo, vecchio me! Ho un nuovo piano! Richiede una macchina del tempo? Puoi scommetterci! Evviva! Stavolta voglio sentire cosa si inventa questo scienziato pazzo! È semplice! Noi dobbiamo solo aspettare la fine di noi da vecchi! E poi i nostri fantasmi viaggeranno su una macchina del tempo e verranno a salvarci! Sì! Sì! Ha funzionato! Siamo due geni! Come andiamo? Siamo qui per salvarvi! Qualcosa non va? Siamo fantasmi, non tocchiamo le cose! Adesso è inverno, l'andatura è lenta, la salute è... scarsa. Non poteva andarci peggio. Stella Rubia è andata. No, Stella Rubia! Fortunati! Ignorate i fantasmi! Pensate a tutto ciò che state imparando sulle difficoltà dei pionieri! Ehi! Quando diventi un fantasma non ti serve più a niente imparare cose nuove! Corvina col morbillo se n'è andata e Sabor poi si è raffreddato, così anche lui è andato via. Senza più cibo ho mangiato, bue abbraccioso che mi ha sfamato. È dura la vita sulla pista dell'Oregon. Vi dico, è dura la vita sulla pista dell'Oregon. Sto imparando davvero tanto. Il Dals. Ho raggiunto il fiume Dals. Vorrei guardarmi in giro. S o N? Scommetto S. Oh, incantevole. Ne è valsa la pena. Com'è guardarti intorno, bello? Forte. Ora tutto quello che devo fare è attraversare il fiume col carro e sono in Oregon. A parte la caccia, è un'altra cosa divertente della pista dell'Oregon. Più del nostro yacht fantasma? Guarda quanti amici fantasma! Dai, arrenditi, Robin! Questo yacht è esplosivo! Sali a bordo! Mai! Percorrerò la pista dell'Oregon fino alla fine e non c'è niente che possa fermarmi! La navigazione sarà facile da qui. Congratulazioni! Sono arrivato in Oregon! Ottimo lavoro, bello! Ci dici che cosa hai imparato da questo viaggio noioso? Che rovina la dissenteria!